Nomadelphia News, 27 giugno 2020. Domenica 21 abbiamo festeggiato i 20 anni del riconoscimento della Costituzione da parte della Chiesa. Nell'occasione sono stati presentati 3 nuovi postulanti ed hanno firmato la Costituzione 7 nuovi Nomadelfi. Non abbiate paura di testimoniare Gesù, il Figlio di Dio, davanti agli uomini. Non si può essere Nomadelfi per scelta. Si è Nomadelfi perché il Signore vi ha amato, ci ha amato, ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto scoprire. E noi lo dobbiamo dire questo. Dobbiamo dirlo Gesù, che è Lui che ci ha voluto bene, che ci ha chiamato qua e che ci ha aperto questo cammino. È nata il 25 aprile del 2017, quando per sbaglio mi avevano offerto di provare Nomadelfi e ho iniziato a pensarci. Poi al Sinodo dei Giovani c'era il Papa che diceva non avere paura, guiderò i tuoi passi. E ieri quando ho avuto per un attimo paura c'è stato il Vangelo che ha detto non avere paura e allora niente. Cosa vuol dire firmare sull'altare? Mi piace che l'abbia sottolineato Don Ferdinando, che è una promessa a Dio, no? Infatti anche che si firmi Tatien di Nomadelfi, che non sia un Tatien il cognome, e quindi una cosa, un documento formale, ma più proprio un patto con Dio, mi fa sentire sicura. Considerando che la vocazione è il dono più grande che Dio ti può fare, perché ti sceglie, no? Ti seleziona per una cosa, quindi ti dà una fiducia, anche se magari potresti non ritenerti degno, penso che sia un regalo immenso, ecco. Una grande responsabilità, perché appunto è quello di dimostrare al mondo che vivere da fratelli è possibile nonostante i difetti di ciascuno. E chiedo veramente al Signore di poter essere imitabile. Per usare una metafora ciclistica potremmo dire che è un traguardo volante, quindi la corsa continua, non possiamo scendere dalla bicicletta, rimaniamo in sella. La corsa è ancora lunga, ci saranno magari anche ancora delle salite, delle difficoltà, però ecco, se c'è una vocazione vera, queste difficoltà magari ci daranno delle preoccupazioni umanamente, ma siamo sicuri di poterle superare. Ma io con tanta fatica però alla fine ho riconosciuto che è un gran dono, perciò la voglio vivere alla grande, senza riserve, senza risparmiarmi. Ho pensato a quello che ha detto Don Ferdinando, che siamo stati amati da Dio e basta, è partita la diga. Noi l'anno scorso non avevamo firmato la Costituzione perché ci eravamo sposati e poi sono arrivate le bimbe e questo anno abbiamo visto come proprio la grazia, l'amore di Dio ci abbia proprio inondati e ora inizia il cammino. D'accogliere tutta una storia che il Signore ha fatta fino adesso e lasciarlo continuare che opri comunque e lasciare che questa esperienza di sentirsi amati si approfondisca sempre di più. Il mio pensiero va a tutte le persone che hanno reso possibile questa comunità e quindi le persone che per prime hanno risposto sì alla loro chiamata, perché ovviamente se noi possiamo essere qua oggi è grazie a loro.